bentrovati. Siamo giunti all'ultimo degli appuntamenti di questa felice rassegna, felice anche grazie alla vostra partecipazione, non solo alla caratura dei relatori. Oggi parliamo di felicità, quindi un argomento che è molto interessante, che apparentemente è il più distante, diciamo, dalla politica, perché la felicità è affare individuale. Thomas Eliot nei Quattro Quartetti scrive: i momenti di felicità, ne abbiamo avuto l'esperienza ma ci è sfuggito il significato. Che cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che la felicità afferisce alla condizione individuale, che tutti l'hanno provata almeno una volta nella vita, anche gli ultimi, anche i più sfortunati, hanno tutti provato un momento di felicità, senza il quale non si avrebbe una piena cognizione invece della sofferenza, del dolore. E afferisce all'individuo in quanto è dispensata in sorte. In alcuni trattati filosofici leggevo sempre lo stesso esempio di quando siamo in bicicletta e improvvisamente, spontaneamente ci viene voglia di pedalare in piedi, sentiamo il nostro io che straripa nel mondo. Quello è il momento di felicità, che è impossibile da ricostruire. Tutta la vita poi sarà tesa a quel momento, ma le nostre azioni cercheranno di ricostruire quel momento senza riuscirci, perché è dispensata in sorte. I greci avevano una parola precisa per definire quello che oggi noi definiamo felicità: eudaimonia. Eu, buona, daimon, sorte, buona sorte. La felicità è dispensata in sorte e afferisce alla nostra condizione. Però, e qui veniamo all'incontro di oggi, però forse non la felicità, ma la condizione per, invece, è affare anche della società. In Germania i tedeschi usano un termine, la Stimmung. Che cos'è? È il nostro io corporeo nel mondo ideale che ci prefiguriamo, nel mondo reale che è. Ossia, se io ho un mondo ideale che è molto lontano dal mondo reale, sono infelice. Sarò più felice se il mio mondo ideale è vicino al mondo reale. Cioè, se io studio da ingegnere e voglio fare l'ingegnere nella vita e poi mi ritrovo a fare il rider, sarò infelice. Se invece una società mi consente di espletare i miei studi, diventerò felice. E quindi diventa condizione sociale. E la condizione sociale è soprattutto quella di rimuovere gli ostacoli, essendo condizione individuale. L'articolo 3 della Costituzione, io lo trovo il più bello di tutta la Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di carattere sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona. La Costituzione esorta la Repubblica a fare qualcosa, è l'unico articolo nel quale la esorta. La esorta a rimuovere quegli ostacoli. E rimuovere quegli ostacoli significa porre una condizione per arrivare alla soglia di quella felicità, che rimane però irrazionale e individuale. Chiudo leggendovi un passo di Gadda, straordinario, delle Meditazioni milanesi, nella quale esprime il concetto di felicità in un modo, credo, ingegneristico, come lui era, però straordinario. Ricordo una gita in bicicletta con il mio fratello e con amici che ci fece dimentichi d'ogni umano rammarico. Sotto castani e presso un remoto ruscello eravamo, e alle prime sciroccate d'ottobre facevamo ruzzolar sassi giù dai dirupi che rompevano in una pazza mitraglia. Allora eravamo veramente felici. Questo ci dice Gadda, che si è ragazzini, si fa rotolare una roccia e si è felici. Poi la cosa si complica quando diventiamo più grandi. E adesso, partendo dal professor Veneziani, cercheremo di capire da destra e da sinistra che cos'è il concetto di felicità. Prego. Benché scontento d'indole, sono felice di dialogare con Mimmo De Masi, perché ho letto con consenso il suo saggio, lo seguo da tanto tempo, quindi sono particolarmente lieto di concludere questa rassegna di confronti tra destra e sinistra confrontandomi con Mimmo De Masi. Dico subito che abbiamo due idee diverse della felicità in relazione alla politica. Io sono convinto, lo dico in partenza e poi cercherò di dimostrarlo nel corso di questo intervento, che la felicità non ha legami diretti con la politica, con la democrazia e con il progresso.
e se un legame dobbiamo trovarlo è più tra la scontentezza e la politica, almeno come motore che determina il fare politica, lo scendere in politica come punto di partenza. Quindi questa è un po', diciamo, la tesi da cui partirò e che cercherò in qualche modo di dimostrare. E parto anche da un'altra considerazione di natura statistica. Come voi sapete, da qualche tempo si misura il tasso di felicità, il prodotto interno lordo di felicità. E non è un caso che anche questa volta il paese più felice al mondo è considerato il Bhutan, dove sicuramente il progresso non ha fatto grandi passi, dove la democrazia è piuttosto incerta, è un regno comunque, e dove credo che anche la politica non abbia grandi, diciamo, risultati. Diciamo pure che è un paese neanche inserito all'interno nel flusso della modernità e della globalizzazione, e il Bhutan è considerato un paese felice. Aggiungo una dimostrazione a contrario. Tutti coloro che hanno cercato di realizzare i paradisi in terra di solito hanno propiziato gli inferni. È una legge purtroppo fatale nella storia, perché ogni sogno di società perfetta e felice produce alla fine non solo società imperfette, ma società più imperfette di quelle precedenti e anche costellate da soprusi, sopraffazioni, regimi totalitari e così via. Quindi ogni tentativo di portare il paradiso in terra provoca l'inferno. Altra considerazione attinta anche dalla nostra storia più recente. I cercatori di una felicità nella politica furono, per esempio, i miei fratelli maggiori, i vostri fratelli maggiori che hanno fatto il 68. Ecco, quella era una generazione scontenta, era tutt'altro che una generazione all'insegna della felicità. Magari cercava la felicità come progetto, ma la scontentezza era anche in quel caso un motore, un carburante che in qualche modo consentiva di andare avanti. E allora ho l'impressione che la politica con la felicità c'entri poco, o c'entra in maniera, come dire, laterale. Ecco, se dovessi attingere alle esperienze personali, e non solo a quelle mie personali, ma a quelle di altre persone che conosco, ricordo che il momento di felicità collegato alla politica era più uno stato nascente. Era il momento della discesa in piazza, era il momento in cui si agitavano le belle bandiere, come le chiama Pasolini, anche se le mie bandiere erano diverse da quelle di Pasolini, era il momento in cui si avvertiva la politica come festa del noi, come una comunità che in qualche modo sfida gli eventi e va avanti. Ma era un momento, era un passaggio, era uno stato in qualche modo liquido e molto effimero che passava rapidamente. Se dovessi invece dire l'incidenza che la politica ha sulla felicità, direi che l'incidenza è stata sempre prevalentemente negativa. Cioè la politica, quando ha generato sofferenza, soprusi, ingiustizie, ha generato, come dire, le precondizioni per l'infelicità. Mentre difficilmente riconosco la soluzione contraria. E devo dire che anche l'articolo della Costituzione che prima Luca ha citato è un articolo che conferma il fatto che il massimo che può fare la politica è cercare di rimuovere, diciamo così, gli ostacoli che impediscono il libero dispiegamento della persona e di conseguenza anche il libero attingere alla felicità. Quindi sono due campi in qualche modo diversi. Il tratto, credo, predominante poi della nostra epoca è la scontentezza. È un tratto dominante che mi pare significativo, il male oscuro della nostra società è la scontentezza, che è particolarmente significativo se consideriamo che noi viviamo nell'epoca, e in questo con De Masi concordiamo, viviamo nell'epoca della massima longevità e del massimo benessere. Evidentemente i paradigmi e i parametri della felicità non coincidono con quelli quantitativi della durata della vita o del benessere materiale. C'è qualcosa di imponderabile, lasciatemi dire di spirituale, che non passa attraverso filtri quantitativi, sistemi sociali, economici e così via. Viviamo in un'epoca di grande scontentezza
E se volessimo ritrovare una delle matrici della scontentezza della nostra epoca, dovremmo dire che alla base c'è quel rapporto ormai drastico tra la nostra realtà e le nostre aspettative di vita. È come se i desideri mangiassero la nostra realtà. È come se i desideri ci derubassero di quello che noi siamo, con i nostri limiti, con le nostre imperfezioni, perché ci pongono obiettivi sempre alti. E allora ripenso ironicamente a quello che è uno degli articoli fondamentali della Costituzione americana, il diritto alla felicità, che mi piace ricordare, ha avuto anche un'ispirazione nostrana, no? Gaetano Filangieri è stato uno dei primi a ispirare questo diritto alla felicità inserito nella Costituzione. Bene, il diritto alla felicità è a mio parere una contraddizione in termini, cioè nel senso che lo Stato deve occuparsi dei diritti ma in stretta relazione con i doveri, deve occuparsi del bene comune, deve occuparsi della giustizia, non solo da un punto di vista proprio dei tribunali ma della giustizia sociale e di tutto quello che voi volete, ma tra diritti e felicità non c'è una compatibilità diretta. Aggiungo anche che quando si entra in una società in cui i diritti si separano dai doveri e si collegano ai desideri, allora entriamo in quella spirale che poi produce scontentezza. Perché quando il diritto alla felicità diventa diritto a desiderare ciò che noi vogliamo, indipendentemente dalle circostanze esterne, dalle nostre condizioni interne, dal rapporto che noi abbiamo col mondo, beh, allora vuol dire che siamo su una strada in cui l'io combatte contro il resto del mondo con un risultato di conflitto che produce effetti estremamente negativi. E allora credo che sia molto utile, prima di arrivare a una definizione, diciamo così, della felicità, pensare a questa forma purtroppo diffusa di malessere che è la scontentezza. Siamo scontenti a livello interiore, a livello privato e a livello pubblico. Ma non c'è soltanto questo stato di scontentezza dovuto a questa forbice che si allarga tra la realtà e i desideri. C'è anche una scontentezza pilotata, veicolata dal potere, nel senso più ampio della parola, potere nell'espressione pasoliniana del potere, quindi non solo il potere politico, il potere culturale, economico, consumistico della nostra società. Questa società ci vuole insoddisfatti, perché insoddisfatti siamo consumatori incessanti, imperterriti, perché passiamo da un desiderio all'altro e in quanto insoddisfatti siamo dipendenti, perché dipendiamo sempre da qualcosa e da qualcuno che è fuori di noi. Dipendiamo da modelli sociali che sono altri da noi, dai top model verso cui tendiamo, ma a cui non arriveremo mai perché la nostra imperfezione, i nostri limiti non sono comparabili con quelli dei top model e quindi si crea ulteriore frustrazione, ulteriore insoddisfazione, la scontentezza dilaga. Quindi c'è una scontentezza pilotata dal potere, ma giocata dal potere in chiave individualistica, cioè se non sei felice prenditela con te stesso, prenditela con i tuoi limiti, prenditela con la tua identità, prenditela col tuo corpo, col tuo sesso, con quello che hai, con quello che sei. Quindi cerca in qualche modo di colpevolizzare la nostra infelicità e tradurla in un bisogno, in una costellazione di desideri che vengono veicolati da un potere esterno. Viceversa però qualcosa succede. Succede che lo scontento alla fine esonda dalla dimensione individuale. E come accade ormai da alcuni anni, movimenti che sono radicalmente opposti rispetto all'establishment vengono premiati di volta in volta, salvo poi diciamo suscitare delusione e passare ad un altro soggetto che interpreterà questo scontento, ma di fatto lo scontento assume una dimensione politica. Assumendo una dimensione politica, quella dimensione politica è quella che di fatto determina i cambiamenti politico-sociali della nostra epoca. Se voi considerate, faccio solo una piccola parentesi relativa proprio alla nostra situazione italiana, se voi considerate che negli ultimi anni si sono verificati due fenomeni che confermano l'esistenza di un partito prevalente di scontenti in Italia.
Il primo è quello che tutti conosciamo, l'astensionismo che cresce, la disaffezione, non partecipo e così via. Il secondo è che è stato sempre premiato da alcuni anni il partito più all'opposizione rispetto a quelli che erano all'interno del governo. È una dimostrazione che la scontentezza, nonostante il tentativo di pilotarla nella dimensione individuale, ha avuto invece la possibilità di esondare, di diventare fenomeno politico, seppur transitorio, seppur labile, perché poi gli scontenti hanno una matrice di incontentabili, cioè di coloro i quali passano da una scontentezza all'altra, non sono mai appagati da quello che ottengono, oppure semplicemente si scontrano con la realtà e con la politica che decide sempre meno e che quindi non riesce a determinare cambiamenti nella nostra società. E quindi questo crea frustrazione, insoddisfazione, scontento. E quindi si arriva alla scontentezza. Io uso l'espressione scontenti e non quella di felici, perché credo che siano due, diciamo, connotazioni diverse. Ci sono moltissimi trattati dedicati alla felicità e all'infelicità, non ci sono invece studi sulla scontentezza. Io ho tentato appunto di pubblicare un libro scontenti, ho pubblicato un libro scontenti proprio per indagare su questo continente sommerso. La felicità è uno stato che attiene soprattutto all'interiorità, è uno stato ineffabile che fuoriesce dalla storia, che ha una dimensione prettamente interiore. La scontentezza invece, pur partendo da uno stato d'animo interiore, è in rapporto al mondo, quindi ha una connotazione sociale, ha un riferimento politico, ha un'espressione pubblica, quindi la scontentezza ha questa espressione. E se dovessi dare una definizione, direi che lo scontento è naturalmente colui che non è compiuto. Infatti l'espressione propria di contento deriva da un senso di compiutezza. Una persona compiuta è una persona contenta. La persona felice invece è una persona che ha ricevuto una carezza dagli dèi, cioè ha un altro tipo di estasi che non è quella, diciamo, raggiante ma consapevole ma prudente, legata alla dimensione della scontentezza. Ecco, felice. Se attingiamo dal nostro vocabolo e dalla radice latina di felice, ci accorgiamo che felix nel mondo antico non significava quello che noi intendiamo, cioè felice nel senso di che vive bene, edonisticamente appagato alla ricerca del piacere, ma significava fertile, significava fecondo, significava fruttuoso. Quando si diceva appunto la Campania Felix, si intendeva proprio la Campania fruttuosa, piena di frutti, generosa. Quindi la felicità aveva una connotazione non egoistica, ma una connotazione, vorrei dire, quasi di apertura al mondo, di amicizia col mondo. Cioè tu sei fecondo, sei fertile, produci qualcosa che ha degli effetti anche fuori di te, quindi hai questa idea della felicità come apertura. Viviamo invece un'epoca di felicità molto proiettata su noi stessi, perché la nostra è un'epoca individualistica, è un'epoca narcisistica e quindi un'epoca che è molto riferita a se stessi. Quindi è diverso il cammino della felicità, inteso appunto come fertilità, dal cammino della felicità inteso come appagamento dei propri desideri. E da qui penso che sia utile invece usare, per poter meglio definire la connotazione, diciamo, di riferimento tra la politica e lo stato d'animo nostro, un diverso uso della scontentezza. Cioè nel senso che la scontentezza, se viene coltivata come un male di esistere, come un rifiuto della propria identità, come una negazione rancorosa del mondo, è uno stato negativo ed è un veleno che produce soltanto morte, negatività, contrarietà. Però non sempre lo scontento produce questo veleno. C'è anche evidentemente uno scontento come energia, uno scontento come motore di ricerca, perché non è un caso che la parola stessa ricerca indica una insoddisfazione di partenza dei dati acquisiti e un desiderio di andare oltre e di conoscere ulteriori dati. Quindi c'è, come dire, una scontentezza fertile come la felicità, e c'è invece una scontentezza che è sterile e non produce nulla se non negazione del mondo e di se stessi, odio,
gli hater, che sono un esempio di questa scontentezza militante, e dall'altra parte appunto rifiuto del rapporto costruttivo con il mondo, creativo con il mondo. Quindi è importante distinguere l'una dall'altra. Con una battuta io direi che accontentarsi è in generale una virtù, perché significa accettare la realtà, eccetera, ma alle volte è l'alibi per la propria indolenza, e quindi accontentarsi è una virtù che può degenerare in vizio. Viceversa, essere scontenti è un vizio, è un brutto vizio. Ma se riusciamo a trovare l'interruttore della scontentezza, cioè a governare la scontentezza e a filtrarla con senso critico da quella forma di malanimo e di odio dell'esistenza a quella forma invece fruttuosa, energica di trasformazione del mondo, beh, allora la scontentezza nasce come un vizio, ma può crescere come una virtù e può diventare un elemento, diciamo, in qualche modo costruttivo. Torniamo dall'altra parte all'idea della gioia, che in fondo è la sintesi euforica dell'idea di felicità. La gioia che cos'è? È uno stato in cui combaciano la vita e il mondo con l'anima e il corpo. Cioè, quando combaciano questi quattro elementi, si vive uno stato di gioia, che è uno stato probabilmente che non passa dalla storia, non passa dalla politica, non passa da una dimensione in qualche modo costruttiva, fondata sull'idea per esempio del progresso, sull'idea dell'evoluzione. È una realtà diversa, così come la serenità è lo stato in cui questi quattro elementi costitutivi della nostra vita, cioè il mondo, la vita stessa, l'anima e il corpo, non contrastano tra loro. Quello è il momento in cui siamo sereni. Quando combaciano tra loro, siamo realmente appagati, felici e gioiosi, e sono momenti transitori, stadi inevitabilmente transitori. Quando invece non contrastano, viviamo uno stato di serenità. Ecco, la nostra epoca invece è un'epoca in cui l'alienazione della propria vita individuale rispetto al mondo si fa più acuta, lo scontento diventa l'elemento, diciamo, costitutivo, il filo conduttore della nostra epoca, e si produce appunto tutto quello che noi abbiamo cercato di immaginare. Come si può realisticamente governare la scontentezza? Da una parte cambiando le cose che sono nella nostra possibilità di cambiare. In secondo luogo accettando le cose che invece attengono, come dire, al destino, quello che gli antichi chiamavano l'amor fati, l'accettazione del destino. Accettare il proprio destino, non pretendere di sradicarsi dalla propria natura, dai propri limiti, dalle proprie imperfezioni, migliorare quello che è migliorabile, ma non cercare di cambiare statuto ontologico, direbbero i filosofi, no? Cioè di cambiare proprio l'essenza della tua vita. Quindi quello è il modo realistico. E poi, terza cosa, cambiare quello che puoi cambiare, accettare quello che non puoi cambiare, e in terzo luogo far sì che ciò che non puoi cambiare possa incidere il meno possibile su di te. Cioè, ecco, questo credo che sia l'unica strategia realistica. Ecco, in tutto questo il discorso sulla felicità rimane fuori, rimane da un'altra parte, e non sappiamo ancora collocarla dove. Ecco, io a questo proposito vorrei citare anche per avvicinarmi un po' al filo conduttore di queste mattinate, che è appunto il riferimento tra destra e sinistra. Io non conosco una letteratura sulla felicità a destra. Molti autori sono apocalittici, se non drastici, quindi diciamo non frequentano abitualmente la felicità. Altri magari non lo sono, ma non hanno mai affrontato la felicità. Però ricordo che all'indomani del 68 in Francia, due autori di destra si cimentarono in un dialogo. Uno era Lewis Powells, quello che scrisse Il Mattino dei Maghi anche, che scrisse una lettera sulla gente felice che ha bisogno di essere felice e che va riconosciuta come felice. Lui rispondeva a quella che riteneva essere l'infelicità dei sessantottini francesi, che erano un po' torvi, sempre cupi. Ecco, e lui invece sosteneva che la felicità era invece una cifra importante, ma era una conquista, perché lui diceva è più facile essere infelici piuttosto che in qualche modo dedicarsi in qualche modo alla felicità. La felicità è una conquista. A lui rispondeva non un sessantottino, ma rispondeva uno più conservatore di lui, che era Paul Seran, il quale invece rivendicava il diritto di essere inquieti, non di essere infelici,
di essere inquieti, perché l'inquietudine al suo parere è il segno della libertà, il segno della capacità anche di modificare le cose circostanti, la capacità anche critica di giudicare il mondo contemporaneo. Quindi c'era tutto l'antimodernismo, diciamo, di Paul Celan. Quindi è stato un bel dialogo questo tra Paul Celan da una parte e dall'altra parte appunto Lewis Powells, ma indicava due diverse soluzioni, cioè la felicità non è facilità, è più difficile la felicità, bisogna conquistarla. Quindi non è vero che si è più felici, diceva Powells, semplicemente vivendo degli istinti o vivendo di quello che immediatamente tu fruisci, ma al contrario, devi costruirla la felicità, devi in qualche modo edificarla. E lo diceva da uomo, diciamo, realista di una destra che, insomma, la pensava in modo un po' diverso rispetto a lui. Ecco, Paul Celan rappresentava invece lo spirito più profondo della destra, ma curiosamente nell'inquietudine lui, che era più radicalmente di destra, era più vicino ai contestatori sessantottini. Ecco, vi faccio notare la labilità e la, come dire, e la varietà delle posizioni alle volte culturali. Evitiamo sempre gli irrigidimenti, immaginiamo che la vera fluidità, la vera benedetta fluidità è proprio rappresentata da questa capacità di sporgersi e di guardare anche dall'altra parte e di capire che i confini sono molto più sfumati di quanto si possa immaginare. Ma posta, diciamo, questa premessa generale, arrivando alle conclusioni ormai, qual è il tratto specifico della felicità? La felicità è una fuoriuscita dalla dimensione storica. È un momento, come dire, è un convergere fugace di sospensione, di lievità, di leggerezza e di, come dire, e di emozione. La felicità non ha questa capacità di durare nel tempo e soprattutto, a differenza di quello che sostiene Powells, io sostengo che non può essere costruita. È un agguato degli dèi, è un'imboscata della sorte, una felice imboscata della sorte, che ti arriva quando non la stai cercando. La divina cecità della felicità, che arriva quando sei a occhi chiusi, quando cioè non hai lo sguardo fisso sul presente, ma riesci a vagare nel mondo e nella creatività del mondo. Aggiungo anche che la felicità, come la contentezza, non deve essere vissuta semplicemente collegandosi all'istante, ma deve essere vissuta rapportandosi anche alla nostra memoria storica, alla nostra identità, al nostro futuro e quindi al nostro progetto, alla nostra capacità di immaginare favolosamente un mondo di miti e alla nostra capacità anche di confrontarci con l'Eterno, ma sapendo che la felicità è una carezza degli dèi, cioè quindi è un qualcosa che arriva di passaggio. Quando sei cosciente, la felicità non è presente. Quando sei presente, la felicità non è cosciente. È uno stato di incoscienza, di gioiosa incoscienza. Ecco, credo che questa, diciamo, considerazione mi porta inevitabilmente a concludere che la felicità ha un tratto impolitico, astorico, non legato al progresso, senza con questo accettare, come dire, il discorso inverso, che i tempi felici erano i tempi in cui non c'era il progresso. Invece si può francamente dire, realisticamente sostenere, che in effetti erano anche duri quei tempi. Insomma, non dobbiamo mai considerare sempre i tempi dorati come i tempi del passato. Il progresso ci ha rovinato. Forse il progresso, avendo accresciuto le nostre possibilità di vita, ha accresciuto quella che Kierkegaard chiama la vertigine delle possibilità. Abbiamo questa ansia di fare più cose, di vivere più vite in una, e quindi la vertigine della possibilità, delle possibilità, produce inevitabilmente una sorta di cortocircuito che quindi inclina più verso l'infelicità piuttosto che verso la felicità. E allora indubbiamente c'è un rapporto critico col progresso, senza con questo, ripeto, avvallare l'ipotesi opposta che senza progresso, da primitivi, si sta meglio. Ecco, claviamoci così senza rancore. Cioè, non è così, insomma. Ecco, non viviamo bene con le clave. Semplicemente abbiamo bisogno di vivere in equilibrio con il mondo esterno, con la capacità, come dire, di rappresentare il mondo esterno. Però, ecco, manteniamo questa idea, diciamo, della felicità che
si collega a momenti che non sono mai la coscienza assoluta del presente. E la felicità è collegata al ricordo, all'attesa, al sogno e all'amnesia, cioè a stati che non sono collegati al presente. E tu sei felice se ricordi i tempi d'oro, sei felice perché pregusti qualcosa, un'attesa, sei felice perché hai sognato o sei entrato in una dimensione onirica in cui vivi un mondo immaginario che è bello e beato, oppure appunto quando tu vivi questo stato di sogno e che costituisce, diciamo, l'elemento importante, oppure di amnesia, un momento di totale, diciamo, dimenticanza di quello che sei, dei tuoi problemi. Ecco, è una leggerezza, è un momento in cui perdi la forza di gravità, ti senti leggero, ma come tutti i momenti in cui ti senti leggero e perdi la gravità, dura un attimo, il tempo di un salto, insomma, ecco, e poi viene meno. Quindi il viaggio intorno alla felicità, a mio parere, va fatto considerando letture di pensatori, come dire, istruzioni di saggezza che ci sono state date lungo i secoli, ma prescindendo, diciamo, dalla pretesa di poter realizzare la felicità attraverso un programma, perché la felicità è un fuori programma, quindi non può essere programmata e non può essere in qualche modo perseguita. Ciò non destituisce di importanza le battaglie sociali, le ingiustizie sociali da rimuovere, ma con la convinzione che non producano felicità, ma che producano giustizia, una società più a misura d'uomo, un equilibrio maggiore nel rapporto tra gli uomini. Ecco, questo sì, ma non attendiamoci, diciamo, la realizzazione della felicità attraverso questo. Anche noi, ecco, prima veniva giustamente citato Gadda, se dovessimo ricordare i momenti di felicità, li associamo a momenti che non hanno nulla di legame con la storia e con la politica. Li associamo a una carezza ricevuta da bambino, a una raccolta di frutti in un giorno di maggio, in una campagna assolata, in una nuotata nel mare, in un rapporto d'amore, in storie che non attengono comunque a un programma condiviso e sociale. Certo, c'è una felicità come beatitudine solitaria, c'è una felicità come combaciante compagnia, cioè nel senso che non sempre si è più felici da soli, no? Come dicevano gli antichi, beata solitudo, sola beatitudo, ecco, non sempre, alle volte è bella anche ed è combaciante la compagnia, però è un'altra cosa, diciamo, è una dimensione che comunque attiene a quegli eventi eccezionali o a quelle sfumature della vita, cioè nei momenti in cui, come dire, si distrae la storia da noi, ci lascia correre, e in quel momento di libertà, in quella specie di spazio libero, noi ci permettiamo il lusso di raccogliere frutti in un paradiso provvisorio, di andare al mare, di amare una persona che appunto noi amiamo e di vivere le sfumature e le bellezze della vita. Quindi questo è un po' il, come dire, la geografia della felicità, che è una geografia che non fa capo alla storia, è una geografia priva di storia. Poi quando ci volgiamo alla dimensione politica, alla dimensione storica, allora dobbiamo cercare di mettere a frutto lo scontento, di produrre dei cambiamenti, ma ripeto, è un'altra storia. Quindi per concludere, anche perché sono angosciato e non felice dalla clessidra, per concludere dirò che, in sintesi, insomma, che la felicità non è uno stato civile e non è uno stato sociale, è uno stato di grazia. Grazie. Professor Veneziani, guardate, timorato dalla clessidra, a differenza vostra, che invece la sfidate apertamente. Professor De Masi, prego. Non so se... Ah, sì. Beh, a me, dovendo parlare da sinistra, dovrei riportare la felicità nella storia e toglierla alla geografia, cosa abbastanza complessa. Io volevo cominciare facendovi vedere i risultati della ricerca sociologica che viene fatta tutti gli anni da un gruppo di sociologi, di antropologi, che cercano di misurare la felicità. Siccome è uscito la settimana scorsa il risultato, volevo farlo vedere.
Secondo questi ricercatori, trovate su Wikipedia l'intera ricerca, tra l'altro scritta in un modo splendido. E secondo questi ricercatori la felicità dipende da questi elementi: il reddito pro capite, le aspettative di buona salute, avere qualcuno su cui contare, libertà nel fare le scelte di vita, fruizione di generosità, percezione di corruzione, supporto sociale e distopia. E la distopia è un po' quella su cui si è fermato di più Marcello. È interessante mettere questa serie di fattori a paragone con quello che diceva Aristotele. Anche Aristotele nella Politica fa un discorso sulla felicità e dice: da che cosa dipende la felicità? Dice questo: la felicità è costituita dalle seguenti parti, e ne parla come se fosse un bue da affettare, diciamo. Buona nascita, abbondanza di amici. Man mano che scorrete fate il paragone con voi e capite poi se alla fine siete felici o no. Buona nascita, abbondanza di amici e buoni amici, ricchezza, abbondanza di figli e buoni figli, buona vecchiaia, buona condizione fisica, cioè che cosa? Salute, bellezza, forza, alta statura, atleticità, oltre a fama, onore, fortuna e virtù. Credo che siano rimasti in pochi i felici dopo questo. Sulla base dei fattori messi in atto dal gruppo di ricerca, il risultato sarebbe, hanno analizzato, i paesi sono 196, loro ne hanno analizzato 170, al primo posto c'è la Finlandia, più felice di tutti, la Danimarca, l'Islanda, l'Israele, sono tutti i paesi dai quali si emigra, è interessante, e ci sono pochi immigrati in questi paesi, quindi sono felici ma nessuno lo sa. Ora ve l'ho rivelato, per cui immagino che ci sia una corsa, cioè che vi faccia schifo il giorno e la notte, ma che vogliate 6 mesi di giorno e 6 mesi di notte. Per essere felici c'è bisogno di questo. Israele, per esempio, non sono continuamente in guerra, e dove in questi giorni sarebbe al quarto posto come felicità, gli Stati Uniti invece al 15°, comunque ve la faccio breve, l'Italia è al 33° posto. E si è molto più felici in Lituania, in Slovenia, in Romania, cioè tutti i paesi dai quali vengono qui. Quindi c'è qualcosa che non è molto chiaro in questo in questa analisi, che però nel testo è molto molto argomentato, diciamo così. Io dovrei parlare della felicità da sinistra. E in questi sei incontri che ci hanno preceduto quello attuale, è venuto fuori che cos'è la sinistra. Mi pare di poterla sintetizzare così: per quanto riguarda la cultura, è progressismo, astrazione, impazienza, tolleranza, ottimismo, dubbio, laicità, emancipazione, multiculturalismo, anticonsumismo, ambientalismo, utopia. E la convinzione che questo in cui viviamo non è il migliore dei mondi possibili, cioè ne possiamo immaginare di migliori, però questo è il migliore dei mondi esistiti fino ad oggi. Quindi non c'è la nostalgia che a volte in cui incappano a volte le destre, di nostalgia per il Medioevo e tutta quella roba lì. No, qui si guarda al futuro. Si dà per scontato che è il migliore dei mondi possibili sulla base di alcuni parametri, per esempio che si vive più a lungo. Discutendone con un filosofo che è stato anche qui presente, lui mi diceva: non è detto che sia meglio vivere più a lungo, però secondo me se uno lo chiede a un moribondo, il moribondo è abbastanza d'accordo. Lui dice che starebbe meglio nell'epoca dei medici di Firenze, però credo, perché immagini che lui sarebbe stato Lorenzo il Magnifico. Ma poi c'erano pure tutti gli altri, e anche Lorenzo il Magnifico con un mal di denti sarebbe stato sicuramente più infelice di noi. Poi sinistra dal punto di vista dell'economia,
ridistribuzione della ricchezza, del lavoro, del potere, del sapere, delle opportunità, delle tutele, beni comuni, welfare, tassazione progressiva. Infine, sinistra dal punto di vista della società, centralità della società e dello Stato anziché dell'individuo, mondialismo, uguaglianza, inclusione, parità, classi e conflitti, cittadinanza, partecipazione, diritti e garantismo. Allora, per cercare di capire cos'è la felicità sulla base di queste premesse che sono venute fuori dai sei incontri precedenti, non sapendo come fare, io ho pensato di andare indietro, perché proprio in quei giorni che ci stavo pensando il nostro ministro della cultura ha detto che Dante era il leader dei conservatori. Caspita, mi ha dato una dritta. Se perfino Dante, che ha cambiato completamente, ha rivoluzionato la lingua, e la lingua è fondamentale per i conservatori, la conservazionale è conservatore, allora possiamo spigolare un poco dovunque. Allora ho pensato, vediamo un attimo cos'è la felicità nell'epoca, visto che cambia il concetto di felicità, nell'epoca rurale, nell'epoca industriale e nell'epoca post-industriale. Allora mi sono andato a vedere alcuni che posso in qualche modo, però non lo so se il ministro sarebbe d'accordo, comunque collocare a sinistra in qualche modo. Ho tolto tutti quelli chiaramente proprio non iscrivibili, diciamo, nel settore di sinistra. Ho cercato di capire praticamente destra e sinistra che cosa potessero significare per quanto riguarda la felicità. Destra, scontenti del presente con forte rammarico per il passato, che vedono come, diciamo, un'età dell'oro dalla quale ci siamo distaccati, prevalentemente conservatori, convinti che il meglio sia passato. La sinistra invece scontenti del presente con qualche fiducia per il futuro, progressisti, almeno due partiti di sinistra in Italia si autodefiniscono progressisti, anche se non significa proprio niente progressisti, perché nel progresso c'è la bomba atomica, c'è i sulfamidici e così di seguito, c'è di bene e del male. Hanno paura di dirsi marxisti, di dirsi gramsciani, eccetera, loro dicono progressisti, convinti che questo non è il migliore dei mondi possibili, ma è il migliore dei mondi esistiti appunto finora. Allora, facendo la cavalcata nelle tre epoche, diciamo, in cui molto semplicisticamente possiamo suddividere la storia umana, nella società preindustriale ne hanno parlato alcuni che posso in qualche modo tentare di ascrivere alla sinistra. Eraclito, per esempio, dice che è nel mutamento che le cose si riposano, quindi è chiaramente di sinistra, insomma, come gli si può dare la tessera, insomma, anche la Schlein farebbe questo passo. È nel mutamento che le cose si riposano. Di Eraclito purtroppo ci sono rimasti solo piccoli frammenti, ma frammenti strepitosi. Per esempio, in un frammento dà la più bella definizione che io abbia mai ascoltato del tempo. Ci sono decine di filosofi, qui c'è Maramao, ne potrebbe elencare decine. Beh, lui dice semplicemente: il tempo è un fanciullo che gioca. Datene uno migliore, è impossibile, c'è niente da fare. E Eraclito è tutto così. Quindi per Eraclito la felicità sta nel mutamento. Socrate invece, c'è una cosa straordinaria, perché anticipa molto il postmoderno, cioè la situazione attuale. Per capire Socrate che cosa intendeva per felicità, mi sono servito di un dialogo di Platone, che è il Fedro. Nel Fedro si dice che in un pomeriggio d'estate, ad Atene fa caldo naturalmente, Socrate sta andando a trovare Platone. Platone aveva la sua università, l'Accademia, poco fuori città, però c'era da fare questo cammino. Socrate, ormai cinquantenne, quindi vecchissimo per quell'epoca, è stanco, però che fa? A un certo punto trova una fonte, e accanto a questa fonte c'è un albero, e decide di fermarsi e descrive questo. Descrive: ah, per era, che bel luogo per fare una sosta. Il platano copre tanto spazio quanto è alto. In piena fioritura com'è,
il luogo non potrebbe essere più profumato. E il fascino senza pari di questa fonte che scorre sotto il platano, la frescura delle sue acque, basta il piede per dircelo, chiara melodia d'estate che fa eco al coro delle cicale, ma la più squisita raffinatezza è questo prato, con la naturale dolcezza del suo pendio che permette, quando ci si stende, di avere la testa perfettamente a proprio agio. Cioè, qui stiamo parlando dell'uomo più importante che ha prodotto l'umanità, no? Che non è felice perché c'è uno yacht, che è felice perché c'è una fontana, un albero, la giusta ombra e la giusta frescura. Questo significa che i greci non riponevano la felicità nell'accumulazione di cose, ma nell'accumulare significati alle cose che già avevano. E poi è un po' quello che fa Andy Warhol con la pop art. Tutti abbiamo la bottiglia di Coca-Cola, bellissima, ma ce ne sono tante, l'ha fatta Landor, quindi uno dei più grandi grafici del mondo. Però ne abbiamo talmente tante che ormai non ci dà più nessun gusto, non ce ne accorgiamo. E allora dice Andy Warhol, mettiamola in grande, ingrandiamola in un quadro, facciamola anche pagare un paio di centinaia di milioni. E vedrete che riacquista senso. Naturalmente è un modo tutto americano di riacquisto del senso, però insomma, Socrate lo faceva in modo molto più saggio e molto più semplice. Aristotele invece fa consistere la felicità in tre cose, perché dice la guerra deve essere in vista della pace, l'attività in vista dell'ozio, le cose necessarie e utili in vista delle cose belle. Essendo io di cultura napoletana, il fatto che la felicità consista nella pace, nell'ozio e nelle cose belle mi trova perfettamente d'accordo, e è difficile essere in... Più a sinistra di tutti c'è Orazio, intanto perché è lucano e quindi viene da una situazione piuttosto disagiata fin da allora, e poi perché è arrivato da Cafone a Roma, capisce subito dove sta la ciccia, diciamo così. E infatti dice, mio caro, finché c'è ancora tempo, goditi i beni della vita e non dimenticare mai che i tuoi giorni sono contati. Sembra che abbia sentito quello che ha detto Marcello. Cioè, acchiappa le cose. Non è, la felicità non è uno stato d'animo lungo, è un momento straordinario. Guardate la Carmen, quando lei è disposta a dargliela a questo imbecille che sente la tromba della caserma, dice no, ma io devo tornare in caserma, vaffanculo. Proprio, non so se è chiaro, siamo in una situazione completamente diversa. Poi arrivano i cristiani e la cosa si scompagina completamente. Io mi immagino cosa dovette essere l'arrivo del cristianesimo in un mondo di goduria com'era quella di Roma, qua dove stiamo noi, proprio... Il posto era un lupanare totale di 1.200.000 persone. A un certo punto arrivano che si rompe i coglioni e cominciano a dire beati i poveri di spirito, perché di essi, però sicuramente di sinistra, Francesco lo afferma tutti i giorni, beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli. Povero di spirito significa un po' coglione, insomma un po' non molto dotato, diciamo così, sul piano intellettuale. Beati gli afflitti perché saranno consolati, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli. E qui il concetto di felicità si sposta continuamente nell'altra vita, quindi è una cosa sicura, perché come si fa a dimostrare il contrario? È impossibile. Cioè non vi preoccupate, che qui anzi più soffrite su questa vita più state meglio. Quelli tra voi che stanno abbastanza bene, che hanno un buon attico, cioè, si mettano paura, perché non è fatta per loro l'altra vita. E poi contemporaneamente a questo, proprio più o meno nella stessa epoca invece, la filosofia Zen ci dice una cosa che per me è fondamentale, perché è la base dell'ozio creativo. Chi è maestro dell'arte di vivere
distingue poco fra lavoro e tempo libero, fra la sua mente e il suo corpo, la sua educazione e la sua religione. Con difficoltà sa che cosa è cosa. Lui persegue semplicemente la sua visione dell'eccellenza in qualunque cosa faccia, lasciando agli altri decidere se stia lavorando o giocando. Lui pensa sempre di fare entrambi le cose insieme. Questa mi pare la redazione del Fatto Quotidiano, devo dire la verità. È questa cosa qua, non si capisce mai chi sta lavorando, chi non sta lavorando. È un miracolo che a mezzanotte poi esce sto giornale, è una cosa, ma questo ci fa capire che forse lo stato di felicità, magari non consapevole per tutti, fa tutto questo. E arriviamo al Lorenzo il Magnifico di cui parliamo. Beh, l'ho messo a sinistra anche se lui cercava di farsi, però almeno nella prima fase è stato di sinistra, poi è diventato banchiere e poteva diventare perfino Presidente del Consiglio se durava a lungo. Quale bella giovinezza, questa la sapete tutti quanti, che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del dimano non è certezza. Qui contraddice Marcello, perché dice che chi vuole essere lieto sia, cioè lo può fare. Non è vero che è un fatto casuale, traveglia e sonno, no, è una cosa proprio seria. D'altra parte Nietzsche sarebbe d'accordo con lui, perché dice che la massima felicità è nell'orgasmo. E i musulmani su questo hanno fatto, mo non vi dico per loro il paradiso che cos'è, se no vi convertite immediatamente, però le Uri avevano delle natiche di un miglio per un miglio. L'orgasmo dura 100 anni, insomma, roba che può fare. Passiamo nella società che ci è più vicina, la società industriale, i 200 anni che hanno preceduto questo. Voltaire, anche lui smentisce in qualche modo Marcello, perché dice: ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute. E vi giuro, io sono d'accordo che si può decidere di essere felice. Io sono circondato da gente che ha deciso di essere infelice e di rompere i coglioni a tutti gli altri, che è una cosa terribile. E coincide con, coincide con la definizione che Ennio Flaiano ha dato della Divina Commedia. Ha detto: una massa di italiani che rompono i coglioni agli altri italiani. È vero, tutta gente che dà spinte, che calci nelle palle, eccetera. La Divina Commedia è tutta così. Voltaire dice: io ho deciso di essere, anzi noi napoletani, coloro che decidono di essere infelici li mettono in una categoria particolare e straordinaria, che è quella degli iettatori. Lo iettatore, cioè questo di cosa, che non è solo infelice, ma è contagioso. E guardatevi bene, non è una cosa da poco. Io perciò, Marcello, tu sei più alla fine, perfino più fiducioso di me. Perché invece io divido, la mia cultura napoletana mi costringe a dividere in qualche modo gli infelici dai non infelici. E la massa di quelli che hanno deciso, quelli che hanno, sono convinti che apparire infelici è più chic. Io sono sicuro che pure Leopardi, stando in quel borgo, che però non era tanto borgo, eccetera, faceva lo chic facendo ricco sfondato nell'unico palazzo meraviglioso di Recanati, però doveva fare il triste, perché così si distingueva dai poveracci che lui sfruttava. Mozart dice la cosa più mozartiana ovviamente che ci possa essere: la felicità è solo immaginazione. E qui è d'accordo con Marcello, pur inscrivendo Mozart a sinistra per il modo con cui ha espresso tutta una sua serie di cose. Il Thomas Jefferson, di cui parla anche Marcello, aveva scritto nel giugno 76 nel suo diario questa frase e poi riesce a farla inserire invece nella dichiarazione di indipendenza, frase famosissima, sapete. Riteniamo che queste siano verità autoevidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono dotati dal loro creatore di diritti inalienabili, che fra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Cioè loro danno per scontato che non ci può essere felicità senza ricerca. Non è un dono
diciamo così, che capita tra veglia e sonno. È una cosa che si ricerca, e la sinistra, devo dire, su questo si distingue nettamente proprio dalla destra per quanto riguarda il concetto di felicità. Un presidente degli Stati Uniti, il secondo presidente degli Stati Uniti, in ordine di tempo, John Adams, dice che addirittura si può lavorare per la felicità delle generazioni future. Vedete questa frase com'è bella? Devo studiare, sono obbligato a studiare la politica e la guerra in modo che i miei figli abbiano la possibilità di studiare la matematica e la filosofia, la navigazione, il commercio e l'agricoltura, per poter fornire finalmente ai loro figli la possibilità di studiare la pittura, la poesia, la musica e le porcellane. Strepitoso. Cioè, io nella società rurale sono costretto a fare questo, nella società industriale si potrà fare questo, nella società post-industriale si potrà praticare poesia, musica e porcellane. Hegel ne fa già un fatto sociale, e questo è ovvio. Hegel, sono stato in dubbio se metterla a sinistra o a destra, devo dire la verità. Marx l'avrebbe messo a destra, Kant l'avrebbe messo a sinistra, se volete però passo avanti, è così. E arriviamo a Marx. Di Marx sono stato costretto per motivi personali a prendere due frasi che sono importanti. Una, che non solo fa della felicità una questione sociale, ma dice che è magari difficile capire cosa si deve fare per rendere felici, ma siamo certi di ciò che rende infelice. E ciò che rende infelice è il liberismo. E poi oggi diremmo neoliberismo. Siccome una società, secondo Smith, non è felice dove la maggioranza soffre, bisogna concludere che l'infelicità della società è lo scopo dell'economia politica. Gli unici ingranaggi che essa mette in moto sono l'avidità di denaro e la guerra tra coloro che ne sono affetti e la concorrenza. E poi aggiunge che non si può essere felici da soli, quindi proprio in questo una visione completamente diversa. Dice che non si può essere infelici se a due ore di distanza c'è una guerra e in questo momento ci sono migliaia di persone che vivono come talpe dentro i fossati e altri che muoiono. Dice: l'esperienza definisce felicissimo l'uomo che ha reso felice il maggior numero di altri uomini. Quindi non solo dice che la felicità si può creare, si può determinare, ma che si può determinare pure per gli altri, non solo per se stessi. Non è un fatto intimo. Se abbiamo scelto nella vita una posizione in cui possiamo meglio operare per l'umanità, nessun peso ci può piegare, perché i sacrifici vanno a beneficio di tutti. Allora non proveremo una gioia meschina, limitata, egoistica, ma la nostra felicità apparterrà a milioni di persone. Le nostre azioni vivranno silenziosamente, ma per sempre. Quindi c'è proprio una visione corale della felicità. Bertrand Russell dice che l'infelicità deriva dall'eccesso di lavoro. Io di questo, come sociologo del lavoro, sono profondamente, profondamente convinto. Quando voi pensate che un manager va alle 8 del mattino, dovrebbe, se in Germania esce alle 17, se invece in Italia sta un altro paio d'ore, che le donne corrono a casa per curare i figli che fanno i compiti o per cucinare e il marito resta in ufficio, questo li sottrae alla famiglia, all'amore, al cinema, al teatro, alla lettura, alla masturbazione, a qualunque cosa. Bene, non si capisce. E Bertrand Russell dice: abbiamo continuato a sprecare tanta energia quando ne era necessaria prima dell'invenzione delle macchine. In ciò siamo stati idioti, ma non c'è ragione per continuare ad esserlo. La strada per la felicità e la prosperità si trova in una diminuzione del lavoro. Ora, per esempio, i giornalisti stanno lottando contro la chat, mentre la chat farebbe degli ottimi articoli e loro potrebbero essere pagati con le cose fatte dalla chat e loro avere un sacco di tempo libero, però non sono educati spesso alla felicità. Gilberto Freire, che è un grandissimo antropologo brasiliano, dice: se dipendesse da me non sarei mai maturo, né nelle idee né nello stile, sarei sempre verde, incompiuto, sperimentale. Cioè, per questo
autore, è la immaturità voluta che crea la felicità. Infelicità significa, come ci ha detto molto bene Marcello, una distonia tra quello che noi vorremmo e quello che noi abbiamo. I manager hanno usato per anni questa scala di Maslow, secondo cui noi vogliamo prima di tutto i beni della sicurezza, poi i beni dell'autorealizzazione e così di seguito. Io preferisco invece, per la società post-industriale, quello che ha detto una grandissima filosofa, la Heller, che dice: noi abbiamo due pulsioni, quella di potere, di acquistare denaro, potere e beni, o anche quella di ottenere quanta più introspezione, amicizia, amore, gioco, bellezza e convivialità. Ecco, nella società post-industriale si sposta sempre di più rispetto a quell'industriale la nostra pulsione verso i bisogni di carattere qualitativo. E allora termino con una carrellata rapidissima sulla società post-industriale. Lacan dice: l'opposto dell'amore non è l'odio ma il potere. Questa frase è fondamentale, perché nella costruzione mentale di Lacan è una frase proprio architrave, e fa capire dove fa consistere la felicità. Dunque, a questo punto bisogna fare così. Václav Havel dice: il comunismo ha perso, ma il capitalismo non ha vinto. Il comunismo era capace di distribuire la ricchezza, ma non di produrla. Il capitalismo è capace di produrre la ricchezza, ma non di distribuirla. Secondo Havel, la felicità del governante consisterebbe nel riuscire a ottenere una grandissima produzione, ma con una ottima distribuzione. È interessante la diatriba tra due grandi artisti, tra Braque e Juan Gris, perché ognuno di loro si vede che aveva una carenza, o di carattere emotivo o di carattere razionale. E infatti Braque dice: j'aime la règle qui corrige l'émotion. Io ho un eccesso di razionalismo e quindi sento un eccesso di emotività, sento il bisogno di una griglia razionale che gestisca l'emotività. E Juan Gris dice l'opposto: j'aime l'émotion qui corrige la règle. Perciò io intitolai un mio libro, L'emozione e la regola, per mettere d'accordo questi due personaggi. Paul Valéry esplora un altro aspetto della felicità e dice: bisogna essere leggeri come una rondine, non come una piuma. Cioè la felicità che deriva dalla leggerezza, che è straordinaria, come si può capire, ma non una leggerezza inconsapevole come la piuma in balia delle correnti. Una leggerezza consapevole che ha un obiettivo cui mirare. E qui metto due frasi di un mio grandissimo amico, siamo stati tanto amici, mi ha regalato un progetto meraviglioso dell'auditorium di Ravello, cioè Oscar Niemeyer. E come ho fatto per Marx, anche qui ne cito due. Uno è bellissimo, ce l'aveva scritto sul suo studio, sul muro dello studio. Lui architetto dice: ciò che conta non è l'architettura, ma la vita, gli amici e questo mondo ingiusto che dobbiamo modificare. Io vi assicuro che Oscar Niemeyer, siamo stati amici per 30 anni, è la persona più allegra che ho conosciuto nella mia vita. E lui spiega pure in un libro intitolato La curva del tempo da dove viene la sua felicità. Lui è in contrapposizione con Le Corbusier, che è tutto razionale. Insieme a Le Corbusier ha fatto il progetto del Palazzo delle Nazioni Unite, che vediamo tutto spessissimo. Dice Niemeyer: non è l'angolo retto che mi attrae, nemmeno la linea retta, dura, inflessibile, creata dall'uomo. Ciò che mi attrae è la curva libera e sensuale, la curva che incontro nelle nuvole, nelle montagne del mio paese, nella donna preferita, nelle nuvole del cielo, nelle onde del mare. Di curve è fatto tutto l'universo, l'universo curvo di Einstein. E qui termino
con Marcello Veneziani, perché Marcello ha scritto, io sono un appassionato lettore di Marcello e credo di avere tutto, quasi tutto quello che lui ha scritto e di averlo letto, perché ho imparato tantissime cose da lui, essendo lui fortemente radicato a destra e io altrettanto fortemente radicato a sinistra, ma abbiamo avuto sempre un'ottima amicizia. Marcello ha scritto due libri recentemente, l'uno intitolato La cappa, e io gli ho consigliato di mettere allegata però una pistola, in modo che alla fine della lettura uno si suicida, perché va tutto talmente male che non si capisce perché continuare a vivere in questa cosa. Però poi un poco si è ricreduto e ha scritto questo libro, che però non è dite, pazzi di gioia, no, è intitolato Scontenti. Però negli ultimi righi c'è, vuoi vedere che questo sta capendo cos'è la felicità per la sinistra? Dice questo: la scontentezza non è solo desiderio illimitato e perciò incontentabile. Quindi significa illimitato e contentabile, non so se è chiaro. Può essere anche una molla per migliorare le cose e non accontentarsi delle situazioni come si presentano. Quindi le cose si possono migliorare. Non è detto che sia sempre il passato la cosa migliore. Vuoi vedere che sia progressista anche Marcello? Forse in quella scontentezza c'è l'ultimo sprazzo di umanità da cui risalire. E poi la frase proprio finale: il mondo si regge su chi accetta la sorte, ma cammina sulle gambe degli scontenti. E qui siamo proprio, camminiamo con quattro gambe verso la stessa cosa. Termino con una frase che quando ero preside qui ho fatto scrivere in modo vitale nel cortile della facoltà, ed è la frase che mi disse Béjart. Béjart è stato il più grande coreografo forse di tutti i tempi. Io per un certo periodo mi sono interessato del Festival di Ravello e quindi l'ho imitato con il suo corpo di ballo, e in una chiacchierata lui terminò con questa frase che io ho fatto scrivere in modo cubitale sul, e che dice: malgré la merde, je crois. Vi ringrazio. Allora, io come voi sono rimasto, come dire, piacevolmente affascinato dalla godibile relazione che ha fatto Mimmo De Masi, e non replicherò alle questioni che mi ha attirato, come dire, che mi riguardano più direttamente, per toccare alcuni punti che lui ha invece toccato brevemente, 5 minuti, rassicuro tutti e soprattutto lei, la Cressidra che è lì. Non lo inseguirò sulla attribuzione della destra retroattiva, cioè nel senso di dare etichette, perché dovrei dire che Parmenide era di destra in opposto ad Eraclito, che non so, che Bach era di destra rispetto a Mozart e così via. Non entro in questo. Piccola precisazione solo su Dante: hai ragione, Dante non era conservatore, era reazionario, perché Dante sognava il Sacro Romano Impero, Dante sognava la grande tradizione, era a disagio nel suo tempo e immaginava nostalgicamente un ritorno ai padri, e la sua stessa passione per la lingua italiana, di cui appunto è diventato innovatore e fondatore, è correlata al suo legame fortissimo con il mondo classico e latino. Per lui la lingua latina è la lingua dei padri, il volgare è la lingua delle madri, e quindi sono entrambi importanti, l'una per ricollegarci alla grande tradizione. No, il ministro ha sostenuto una cosa che francamente, cioè voglio dire, Dante è il padre della civiltà italiana, non è il padre della destra italiana, cioè, lasciamo stare, insomma, sono due cose estremamente diverse. Quindi questo mi pare giusto dire. Su un tema sono particolarmente in dissenso con te, riguardo al ruolo che ha avuto il cristianesimo. Cioè il cristianesimo ha in qualche modo
rappresentato il bene e il male di 2000 anni di storia. Cioè, se noi cerchiamo pagine esaltanti di storia, martirio, dottrina, pensieri, opere, virtù, amore paterno, materno, lo troviamo all'interno di una visione cristiana. E se cerchiamo crudeltà, intolleranza, infelicità, lo troviamo anche all'interno del cristianesimo. Cioè, il cristianesimo ha rappresentato l'umanità. E sul tema in particolare della felicità non dobbiamo vedere soltanto l'aspetto negativo, cioè nel senso che il cristianesimo ci ha predisposti all'infelicità. Pensate anche al contrario. Quanti infelici ha consolato il cristianesimo? Quindi valutiamo anche quest'altro aspetto. Cioè quanta gente è riuscita a depositare le sue aspettative di felicità in quella banca celeste che è l'aldilà? E perché dobbiamo considerarlo soltanto negativo tutto questo? Quindi credo che anche questo, diciamo, rientri nella contabilità. Un'altra breve osservazione la faccio invece a proposito dell'infelicità che porta male, eccetera. Leopardi. Beh, posso dirvi una cosa, io sono felice che Leopardi sia stato infelice, perché se avesse avuto una storia con Silvia sarebbe stato un banalissimo fighetto di fine Settecento e inizio Ottocento, e invece è stato quel grandissimo poeta che è, nel senso che, diciamo, alle volte l'infelicità ti fa fare anche dei capolavori. Ultima annotazione, anzi altre due velocissime. Ecco, chi vuole essere lieto sia è sicuramente correlato all'idea della cristianità, cioè non è che lui dice decidiamo di essere felice, dice liberiamoci da questa cataratta dell'infelicità che viene prodotta da una visione del pentimento, della negatività, che diciamo che è cristiana, ma vorrei dire più cristiano protestante che cristiano cattolica, e apriamoci alla felicità, quindi chi vuole essere lieto sia. Termino con un punto di convergenza, facendo una premessa. La convergenza tra me e Mimmo De Masi, che ne dica lui, è di origine geografica. Cioè, siamo del sud e quindi molte delle cose che lui ha detto da meridionale le ho sentite anch'io come mie, quindi voglio dire, alle volte ci sono appartenenze e identità che superano quelle di destra e di sinistra e che attengono ad altri ambiti, uno di questi è quello geografico, quindi viva la geografia alle volte che ci salva. E infine un punto in cui possiamo in effetti arrivare ad a una sintesi, a una convergenza. Cioè, io sostengo che la felicità appunto è un agguato degli dèi, è una sorpresa, lui dice invece che la felicità può essere decisa, eccetera. Quello che possiamo dire è che è importante predisporsi, cioè se tu ti predisponi alla felicità o ti predisponi all'infelicità, poi ne consegue qualcosa, quindi indubbiamente c'è anche un atteggiamento preliminare che ha un ruolo, quindi questa mi sembra una giusta come dire, concessione a una teoria diversa e un giusto riconoscimento a quello che diceva prima Mimmo De Masi. Sì, poi gli altri temi, sì, anch'io sono convinto che gli iettatori, come dire, moltiplichino l'infelicità, anche perché iettare vuol dire gettare, quindi non sono soltanto autoreferenziali, non fanno male a se stessi, ma fanno male anche al prossimo, insomma, quindi si occupano molto dell'umanità, insomma, basta che gettino l'occhio sull'umanità che diventa malocchio. Allora, aggiungerei, grazie, adesso passo la parola a voi per non le vostre domande che ormai sono rassegnato per i vostri interventi. Aggiungerei che anche Dante probabilmente, se avesse amato Beatrice, non avrebbe scritto la commedia, quindi la sua infelicità di non avere Beatrice l'ha elevata ad allegoria della donna, così come se non fosse stato esiliato probabilmente non l'avrebbe scritta, eccetera, eccetera. Però il fondante è il punto del non accontentarsi, che non vuol dire non abbisognare, è bello fare la distinzione, anche perché poi Pasolini, quando diciamo scaricava tutte le colpe sulla società di consumi, diceva una cosa vera, diceva che laddove il fascismo aveva reingimentato un popolo con un saluto, una camicia, ma quando è caduto quel popolo è tornato ad essere quello che era, la società di consumi invece ci entra dentro, ci modifica da dentro. Quindi lui evoca quella società contadina dove tutto sembrava felice. Io però ho avuto una nonna, un nonno contadino, allora una volta lo chiesi a mia nonna dopo aver letto tanto Pasolini, e gli chiesi, nonna, ma si stava meglio ai tuoi tempi? Mi rispose in dialetto parmigiano, ve lo dico, prima in dialetto, poi ve la traduco. Disse, moniam prinsonia, as magneva miga, e se fevo meli dent, attendeva cadal sioren. Traduco, ma neanche per idea, non c'era da mangiare, e se ti facevano mali denti, quasi morivi, quasi andava a casa del sioren.
attenzione che visione pagana, il Sior è il Signore, Sioren è il bambino Gesù, attendeva a cadere il Sioren, quindi forse, non so, mia nonna sarebbe riuscita a contraddire Pasolini con più efficacia di... Tocca a voi, mi raccomando, prolissi, lunghi e senza punto interrogativo alla fine, vediamo se così funziona. Funziona, si sente? Ok, volevo chiedere ai nostri relatori che cosa si può ipotizzare che sia successo a Leopardi, che si andò a passare poi la seconda parte della sua vita a Napoli, e la ginestra ispirata dal Vesuvio, e anche a Van Gogh, che lasciò l'Olanda per trasferirsi nella Francia del Sud. Questa è la domanda sempre in merito a... la felicità come un moto o individuale o insomma inquadrabile in un contesto sociale preciso. Grazie. Io qui rispondo io solo tenendo conto che però Leopardi arrivò a Napoli e non capì più nulla, come Goethe. Goethe dice: o sono stato folle fin qui o lo sono ora, per cui fece una scorpacciata di gelato e morì. Leopardi è morto per una scorpacciata di gelato. Quindi Napoli è pure pericolosa. Che questa cosa però ricorda un po' Benigni che dice il problema della Sicilia è il traffico, no? Cioè il problema di Napoli è il gelato, insomma. Infatti, è bella questa idea. Nessuno di voi ha citato la perfetta Letizia di San Francesco, cioè siamo sulla strada, qualunque impervia, qualunque sofferenza, qualcosa, l'importante è che arriviamo alla fine della strada e siamo felici. Questo dice San Francesco nella perfetta Letizia. Qual è la strada però? Che dobbiamo... E dove vogliamo arrivare? Edgar Morin ha scritto un bellissimo libro sulla strada. Grazie. Però io non l'ho messo San Francesco perché c'è una tale proprio inflazione di San Francesco che fa il mio amico Padre Enzo da tutte le parti e di Papa Francesco che stanno rubando tutta la sinistra. Non so se avete notato, ma non si dice più proletariato, si dice gli ultimi, gli infimi, gli umili. Ma che sono sti umili? Marx ha impiegato una vita per capire cosa era il proletariato, non so se è chiaro. Dietro la parola proletariato ci sta uno studio enorme, dietro la parola umili non ci sta proprio niente, non so se è chiaro, sono fregnacce. Allora ho evitato di contribuire a questa, questo grande equivoco che sta succedendo, per cui il più a sinistra sarebbe Papa Francesco, che copia tutte le cose da sinistra. L'enciclica sul clima e sul Laudato Si è tutto pieno di idee di sinistra, però cita i padri della Chiesa, li attribuisce ai padri della Chiesa, quindi bisogna stare attenti perché anche un sant'uomo come Papa Francesco sarebbe ottimo se non ci fosse poi la sinistra che alla ricerca personaggi in cerca d'autore hanno trovato in Papa Francesco l'autore, diciamo così, per cui è meglio. Questo, io appunto, lei sappiamo che San Francesco ha detto questo. Sì, no, ma appunto io farei anche appunto il discorso inverso, cioè quanto di cura, carità, propensione da parte cristiana nei confronti dei poveri è stata poi assimilata nella lezione politica, culturale, ideologica della sinistra. Quindi c'è comunque una commistione. Sulla parola proletariato, poi sono in dissenso con te, perché proletariato atteneva alla prole. Una società senza figli, ma che proletariato ha? Cioè è un problema serio. No, atteneva anche... No, Marcello, proviene da lì. No, proletariato proviene dal fatto che quando si era assunti agli inizi della società industriale, quando si era assunti dalle aziende, l'ex artigiano che aveva una sua bottega e che era costretta a venderla per farsi dipendente... doveva portare gli attrezzi del mestiere, quindi
seghe, tenaglie, martelli, eccetera, e tra gli attrezzi c'erano i figli che lo aiutavano durante il lavoro. Per cui il significato di proletariato Marx lo adotta perché vengono usati i figli come, come arnesi, come martelli, seghe, eccetera. Tant'è vero che poi furono i socialisti, fu Owen, siamo nel 1805 però, ormai a ottenere nel 1805 una legge che vietava di impiegare i bambini al di sotto di 10 anni per più di 10 ore al giorno. Quindi si potevano utilizzare purché non fosse per più di 10 ore al giorno. Quindi ma questo conferma, conferma il fatto che è inattuale quella definizione. Sì, ma conferma il fatto che è inattuale quella definizione. Ha un significato storico. No, assolutamente. L'utero in affitto non l'ho infatti evocato, diciamo. No, riguarda il fatto che in una società senza figli quel problema che riguardava quella società non è più attuale, insomma. Però ormai è solo una descrizione. Ormai il proletariato è diventato una parola che significa tutto quello che Marx ha scritto sul proletariato. Perché Marx, quando affermava qualcosa, faceva precedere questa affermazione da 20-30 pagine in cui spiegava perché. Allora, del proletario lui analizza quanto si spende per vivere lui, la famiglia, quanto ricava dal salario, quanto il datore di lavoro ha speso per le materie prime, eccetera, eccetera, e solo dopo una lunga analisi arriva a un concetto. E questo concetto è pregnante di tutto quello che viene prima, sicuramente. Poi in quel momento non c'era il problema della natalità, quindi non se lo poteva, c'era un eccesso di natalità, si partoriva nelle fabbriche, no, si lavorava 18 ore al giorno e le donne incinte, pur di lavorare, partorivano fino all'ultimo momento nelle fabbriche. C'è una descrizione bellissima di tutto questo da parte del giovanissimo Engels. Engels è figlio di un industriale tedesco ricco che ha anche una fabbrica, quindi una multinazionale, ha anche una fabbrica a Manchester. Siccome il figlio faceva cattive frequentazioni, cioè frequentava la sinistra hegeliana, lo manda a gestire la fabbrica a Manchester. Purtroppo incontra Marx in Inghilterra, però arrivato lì questo ragazzo di 21 anni, quindi arriva come figlio di imprenditore, pensate, il figlio di Benetton, il figlio di Agnelli, eccetera, arriva lì e vede una situazione degli operai talmente terribile che scrive un libro che pubblica a 22 anni, che è ancora un classico della sociologia, La condizione della classe operaia in Inghilterra. E lì analizza proprio il senso di... Se vi capita, leggete questo libro, perché è bellissimo, è come un romanzo straordinario. Ma c'erano anche romanzi, Dickens, eccetera, in quell'epoca facevano romanzi su questa situazione. Recupero il concetto del tempo, che entrambi trattate in maniera diversa. Per il professor De Masi il tempo è dedicato ad un ozio creativo, per il professor Veneziani invece è qualcosa che si deve mettere in relazione al ricordo e alle origini. Oggi il dibattito sul tempo nel mondo del lavoro contraddistingue un po' quello che potrebbe essere un futuro immaginabile anche relativamente alla felicità. Mi riferisco al discorso della settimana corta. Se addirittura una banca deve uscire dal contratto, quello collettivo, banca intesa ABI, per fare la settimana corta a 4 giorni, forse una strada ce l'abbiamo per porre un paletto nella postmodernità alla felicità. Cosa ne pensano? Sì, no, vorrei innanzitutto dire che il mio concetto di tempo non è soltanto retrospettivo, cioè non ho parlato del tempo solo come ricordo e nostalgia, ho parlato anche del tempo come attesa, come gravidanza di futuro, quindi diciamo come progetto e non soltanto come memoria. Ecco, bisogna saper confrontare il tempo presente anche ad altri tempi significativi, questo era il senso che io davo. E questa visione del tempo non ha assolutamente nulla in conflitto con l'idea dell'ozio creativo di Mimmo De Masi, perché l'ozio creativo vuol dire, come dire,
far fruttare quel tempo, ritenendo che non sia tempo sprecato o tempo perduto, ma sia tempo creativo e tempo che alla fine costruisce magari anche più del tempo che è inserito nelle maglie, diciamo così, del lavoro, della fatica e della produzione. Quindi, insomma, c'è modo e modo di concepire il tempo, ecco, soltanto questo. Io, per quanto riguarda il tempo, siccome la visione sociologica, quindi più empirica, in qualche modo anche più rozza, concreta, vi sottopongo questi dati. Nel 1901 gli italiani erano 40 milioni e in quell'anno lavorarono 70 miliardi di ore tutti insieme, perché allora si lavorava 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Oggi siamo 60 milioni, quindi siamo 20 milioni in più gli italiani, e in un anno, per esempio l'anno scorso, abbiamo lavorato 40 miliardi di ore, cioè 20 milioni di persone in più hanno lavorato 30 miliardi di ore in meno, producendo infinitamente di più. Perché producendo infinitamente di più? Perché un uomo armato di computer produce molto più di un uomo armato di zappa, c'è poco da fare. È cambiata la tecnologia, sono cambiate le scienze organizzative, a parità di fattori produttivi produciamo molto di più. Ma questo fenomeno non si è arrestato, anzi con l'intelligenza artificiale aumenterà a dismisura, perché le macchine meccaniche e elettromeccaniche hanno sostituito soprattutto gli operai, le macchine digitali, i computerini hanno sostituito soprattutto gli impiegati, e ora arriva l'intelligenza artificiale che sostituisce parte del lavoro creativo. Questo significa che noi abbiamo la possibilità di sfruttare enormemente il nostro tempo, non più a favore del lavoro, ma a favore del non lavoro, dove nel non lavoro c'è tutto. Nel non lavoro c'è amore, odio, c'è famiglia, c'è politica, c'è società, c'è tutto. C'è tutto quello che non c'è nel lavoro nel momento in cui il lavoro è esecutivo. Poi c'è un lavoro creativo, che allo stato attuale fa circa il 30% dei lavoratori, che è un'altra cosa, si spalma su tutte le 12 ore. Quelli che lavorano di voi e che stanno qui in questo momento, che cosa stanno facendo? Stanno lavorando? Non lo so. Stanno oziando? Non lo so. Per me stanno facendo ozio creativo. Cos'è l'ozio creativo? È quella parte crescente del nostro tempo che noi passiamo al bar parlando con gli amici, durante lo stesso lavoro chiacchierando con i colleghi, facendo un viaggio, vedendo un film, eccetera, e che dovendo fare noi lavoro creativo ci arricchisce, è come se fosse formazione, è come se fosse lavoro. Di sicuro non è ozio in senso di pigrizia, ma è un ozio che alimenta la nostra creatività. Questa parte aumenta sempre di più, non è contrattuale, non rientra nelle leggi, non rientra nelle norme, non rientra in nulla, eppure sta ormai determinando la nostra vita. Non se ne sono ancora accorti i sociologi, gli economisti per fortuna non se ne sono ancora accorti, altrimenti lo mercificano, però intanto per fortuna c'è. Che cosa ci aspetta? Ci aspetta un ulteriore passaggio a favore del tempo libero e del lavoro creativo. L'unico problema sarà, siccome di creativi ne occorrono meno di esecutivi, siccome il modello T della Ford fu fatto da 4 persone e poi è stata prodotta da milioni di operai per decine di anni, siccome quel milione di operai non serve più, cosa farà l'umanità? Questo è il problema sociologico che ci aspetta. Cosa farà l'umanità nel momento in cui il lavoro non serve più nella quantità in cui è servita finora? Noi abbiamo l'articolo 1 della Costituzione che dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro in questo momento è non più la metà della vita come era per i nostri trisavoli, che vivevano 400.000 ore e lavoravano 200.000 ore, ma è un decimo della vita, perché noi viviamo 700.000 ore e lavoriamo 70.000 ore. Allora riscrivete quell'articolo. L'Italia è una Repubblica democratica fondata su un decimo della vita. Si può concepire una cosa del genere? È chiaro che c'è qualcosa che non funziona. E l'aveva capito Hannah Arendt, che nel 1955 in Vita Attiva scrive
cosa succede a una società fondata sul lavoro quando il lavoro viene a mancare? E viene a mancare non perché non c'è, ma perché non ce n'è bisogno, perché l'abbiamo scaricato sui robot e sull'intelligenza artificiale. A questo punto si aprono problemi politici enormi che toccano anche la felicità, ovviamente. Sì. Forse quello che sto dicendo può essere una specie di metafora, no? La felicità ci potrebbe essere se non ci fosse, diciamo, l'infelicità. Grazie. Ha funzionato dirvi di essere prolissimo. Sì. È evidente che noi oscilliamo perennemente tra felicità e infelicità, quindi se esistesse solo la felicità forse non saremmo in terra, saremmo già direttamente in paradiso, insomma viviamo all'interno di questa contraddizione tra felicità e infelicità. Ma vorrei cogliere, diciamo, l'occasione di questa osservazione telegrafica per riprendere con un paio di riflessioni quello che diceva adesso Mimmo De Masi, cioè l'ozio creativo, confermo, è dal punto di vista del dover essere il progetto che riguarda il nostro avvenire, quindi lo condivido. Però dal punto di vista dell'osservazione della realtà, come impieghiamo noi il grandissimo tempo che abbiamo? Lo impieghiamo generando nuove dipendenze, nuove alienazioni, lo impieghiamo come tempo vuoto, lo impieghiamo come tempo dello smartphone, lo impieghiamo come tempo che in qualche modo non ci appartiene, come tempo inautentico. Quindi se sul piano del dover essere, io sono perfettamente d'accordo con Mimmo De Masi, non sono altrettanto ottimista nello sguardo della nostra società. Ma aggiungo anche un'altra considerazione che forse è un ulteriore punto di vista rispetto all'ozio creativo. Mimmo ha giustamente sottolineato che noi ormai un decimo della nostra vita lo dedichiamo al lavoro. Io faccio un'altra osservazione. Pensate, noi viviamo in una società fondata sullo scambio e sull'utile, una società neoliberista e quindi legata a questi criteri. Eppure, se voi considerate la vostra vita quotidiana, i tre quarti della vostra giornata li impiegate in attività o inattività che non hanno nessun ritorno economico e nessun ritorno di utile. Li impiegate per amare, per ascoltare, per passeggiare, per mangiare, per dormire, per sognare, li impiegate per ascoltare inutili conferenzieri, li impiegate per una serie, diciamo, di cose che non vi danno nessun utile immediato. E questa credo che sia la smentita sul campo dell'erroneità di un modello economicista, produttivista, neoliberista, quello insomma che oggi domina nella nostra società. Ecco, quello mi pare un punto di partenza che dovremmo adottare. No, per quanto riguarda quello dell'infelicità, lei può fare un esercizio, per esempio, mette una mano sul tavolo e con un martello si dà una martellata sui primi quattro, dopodiché il quinto dito gode molto di più, ovviamente. Quindi se non ci fosse infelicità credo che non godremmo del tutto quando avviene un momento di felicità, questo voglio dire. Ognuno ha i suoi. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, l'ultimo intervento del professore mi ha ricordato un paese che ho visitato proprio perché si parla di, non di PIL, ma di prodotto interno di felicità. E mi riferisco al Bhutan. Ne abbiamo parlato. Ah, sono arrivata in ritardo. Quindi è possibile realizzare qualche cosa qui e guardare il cielo per vedere il cielo e non al cielo? Grazie. Raccogliamo anche l'altra domanda. E intanto ringrazio il professor De Masi e la sua visione così ottimistica. Però mi sembra che succeda questo, che i mezzi di produzione di cui disponiamo oggi diano generalmente un potere, cioè favoriscono una produttività enorme, e quindi questo potrebbe essere utile per l'ozio creativo, eccetera. Ma qui siamo un gruppo di privilegiati in qualche modo, il fatto che siamo qui,
perché questa possibilità porta però al fatto che per esempio l'età pensionabile anziché accorciata venga aumentata, il fatto che tante persone non hanno la possibilità di un ozio creativo perché non hanno un reddito. Quindi secondo me viene dalla Bibbia, uniformando reddito a lavoro, noi non abbiamo diritto a un lavoro, ma dovremmo avere tutti quanti un reddito, perché mo che il lavoro viene meno, tante persone rimangono senza reddito, non è che viene ridistribuito questo reddito e viene ridotta la quantità di lavoro. Allora, qui parliamo di politica, no? In che modo la politica può correggere questo sistema che anziché creare felicità per molte persone, crea molta infelicità per tantissime persone, perché credo che non avere un reddito da dare da mangiare ai propri figli, non avere, non sia legato proprio a una crescita di felicità. Quindi, per carità, ben venga una tecnologia che ci potenzia come genere umano, ma bisognerebbe pensarci a questa cosa, cioè, no? Ho finito. Però se noi dividiamo il prodotto interno lordo del pianeta per 8 miliardi, viene fuori 37 mila dollari. Quindi una ricchezza enorme, potremmo essere tutti tranquilli sul piano economico. Quindi il problema non è la produzione della ricchezza, è la distribuzione. Diceva Vaclav Havel, l'abbiamo visto, che nell'esperienza reale di socialismo reale sovietico avevano dopo alcuni anni imparato a distribuire la ricchezza, purtroppo non la sapevano produrre. Noi all'opposto sappiamo produrre la ricchezza, ma non la sappiamo distribuire. Sono due regimi monchi in qualche modo. Per quanto riguarda poi l'orario, io vi ricordo che il problema fu posto nel 1930 da Keynes. Keynes fu invitato nel 1930 a tenere una conferenza davanti ai membri della Società delle Nazioni, che allora c'era al posto dell'ONU e che erano quasi tutti principi e re. E fu invitato dal re di Spagna a tenere questa conferenza e lui accettò la sfida. Siamo nel 1930 e fece questa conferenza strepitosa che vi invito a leggere, la trovate su Wikipedia, intitolata Prospettive per i nostri nipoti, prospettive economiche per i nostri nipoti. Cosa intendeva per nipoti? Quelli che sarebbero entrati nel mercato del lavoro 100 anni dopo, cioè nel 2030, ci siamo quasi. E Keynes, questa conferenza è di una decina di pagine, si legge il tempo che gli era stato assegnato, 45 minuti, ed è straordinaria perché cerca di capire nel 2030 cosa sarebbe successo. E lui dice: con questo aumento del progresso, e non c'era ancora il computer, non c'era ancora il nucleare, eccetera, si arriverà a una tale esuberanza di manodopera rispetto al lavoro necessario che bisognerà arrivare a 15 ore settimanali. E poi pone però la cosa successiva: ma quando si lavorerà 15 ore? Ma poi dice 15 ore settimanali in attesa di non lavorarsi affatto, e però per questo occorrerebbero altri anni. Allora dice: e allora che cosa si farà? E lì è bellissimo, perché dice: lì è la cultura che salva le persone. La differenza non sarà più tra ricchi e poveri, ma tra colti e incolti, tra chi alimenterà continuamente la propria cultura e chi non sarà capace o non sarà messo in grado di farlo. Allora, c'è un signore con maglione verde, poi c'è il signore con il maglione rosso, ci vorrebbe uno con maglione bianco, no. Poi c'è un ragazzo là con la barba là in fondo, e poi due qui. E poi quella signora là. In una stessa dove? Vabbè. Allora, cominciamo dal... Prego. Ah, sì, brevemente. Intanto, appunto, volevo ricordare quanto nella nostra società c'è un aumento incredibile di persone che stanno male psicologicamente. Per esempio questo, rispetto alla felicità, rispetto a questa differenza anche che voi avete avuto, che secondo me è complementare in certi momenti, non è oppositiva secondo me, ma può essere anche compenetrata. Penso che questo sia un problema fondamentale, cioè la lateralità di certi strati sociali che non sono né operai né
occupati, ma che fanno parte di uno, cioè i carcerati pure, che non vengono reintegrati, che non vengono, non gli si dà il lavoro quando escono e quindi ricommettono. Questa è una domanda appunto che volevo ribadire, questa cosa. E poi andiamo nel mondo classico, una figura che mi è sempre interessata è Giuliano l'Apostata, che è stato un imperatore che ha, in cui Henry Heine poi ha scritto un libro bellissimo, Gli dèi nascosti, gli dèi, adesso non mi ricordo se il titolo è esattamente Gli dèi nascosti. Gore Vidal ha scritto Giuliano. No, Giuliano, però Henry Heine ha scritto un meraviglioso libro su questi dèi, diciamo, che vengono, sono stati accantonati per un attimo, ma stanno lì a guardarci, gli dèi classici. E Giuliano riuscì in qualche modo voleva ricostruire il Tempio di Gerusalemme, non ha perseguitato i cristiani, voleva rimettere, ha creato una sorta di momento, diciamo così, panteistico, anche se poi è stato ammazzato, chiaramente. Cioè, le domande sono due: uno, ritrovare questa parte di cui non se ne parla mai, di questo strato di persone che non sono né proletariato, sì, forse anche proletariato, ma che stanno marginali, che sono un esercito di persone. E poi la cosa, grazie. Sì, io penso che quello sia un po' il problema da cui partire, cioè questa diffusa infelicità o scontentezza, ora non voglio entrare nella distinzione, è in effetti una forma di insoddisfazione, di frustrazione, di sofferenza che non ha più un legame né di ceto, né di censo, né di età. Cioè, oggi non si può parlare della gioventù triste, depressa e non pensare agli anziani che sono tristi e depressi. Non si può parlare di alcune categorie che sono penalizzate per motivi concreti come quelle che lei ha citato, prescindendo anche da una depressione diffusa che dipende solo dalla fragilità dei nostri caratteri, dalla difficoltà dei nostri rapporti con il mondo circostante. Quindi è questa l'universalità con cui bisogna fare i conti. Quindi prima ancora appunto di chiedersi quali sono i percorsi per raggiungere la felicità, partiamo da questa considerazione, che il male oscuro della nostra epoca è questa insoddisfazione che ci caratterizza e che caratterizza in modo particolare le società più avanzate. Certo, le società con bassa natalità, le società che hanno poca voglia di futuro, che considerano il futuro non più come promessa ma come minaccia, non più come prospettiva ma come paura. E quindi diciamo questo è il mondo che noi viviamo. È difficile immaginare, qui passando proprio come dire di palo in frasca, che si possa in qualche modo risvegliare quello spirito che Giuliano Imperatore cercò di riportare nella sua epoca. Io preferisco non definirlo, anche se capisco la ragione per rendersi più comprensibili, non definirlo apostata. Cioè, lui è stato semplicemente un grande imperatore che ha cercato di far convivere visioni del mondo diverse e aderendo a una visione, diciamo così, degli dèi che però erano nella fase del tramonto. Quindi ha vissuto il crepuscolo degli dèi e ha seguito quel crepuscolo drammaticamente fino alla sua morte, non indolore, per così dire. Allora, c'è il signore con il maglione rosso qui, poi il ragazzo là e poi i due seduti, però abbiamo... Sì, no, abbiamo un quarto... Lui. No, il signore come... È intervenuto tutte le volte. Tutte le volte vi rombo l'anima. Perdonatemi, però, prego. Come dire... Vi ringrazio sempre, sono sempre, come dire, grato e riconoscente per gli stimoli e per le suggestioni che voi attivate. Visto che è stato leggermente sdoganato il discorso di essere brevissimi, vi ricordo una ricerca che va avanti, unica al mondo forse, da 75 anni dall'Università di Harvard. E cioè dire, sono come dire, sotto riflettore da 75 anni, al di là dei finanziamenti, dei direttori della ricerca, 740 uomini, di cui uno addirittura è diventato presidente degli Stati Uniti d'America, sappiate. E quello che viene fuori da questa indagine, questi vanno a casa, fanno delle interviste periodicamente, analizzano le condizioni familiari e tutto, e qui, come dire, spezzo una lancia a favore, in qualche modo, ecco, perché come dire, sembra americana la ricerca e quindi potrebbe essere di parte. Dicono che la qualità delle relazioni sociali è quella che rende le persone, queste persone analizzate da 75 anni, più sane e più felici. Dove per qualità delle relazioni si intende in termini di pervasività,
cioè dire legami all'interno della famiglia, all'interno degli amici e tra la società di appartenenza, ok? E poi, come dire, l'intensità, cioè quando queste relazioni, come queste relazioni vengono attivate. Finisco. Allora, faccio una domanda intima ai due relatori. Voi da questo punto di vista, al di là di tutti i discorsi accademici e filosofici, che cosa ne pensate? E come, alla luce della vostra esperienza, questo risultato ha senso? Grazie. Vado? Sì, io credo anch'io che i legami comunitari siano fondamentali per, diciamo, ricostruire l'equilibrio della propria vita. Cioè, l'uomo non vive solo della sua solitudine. E devo anche sfatare, come dire, un pregiudizio prevalente nella nostra epoca. Noi abbiamo assunto come dato certo che libertà vuol dire liberarsi dai legami e viceversa schiavitù è avere molti legami. Ecco, da Aristotele in poi, invece, il pensiero classico diceva esattamente il contrario. Schiavo è colui che è libero da ogni legame, perché è intercambiabile, spostabile, può essere messo qua e può essere messo là. Viceversa, l'uomo che è compiuto è l'uomo che ha legami, è più libero, perché riesce a mantenere rapporti non dettati da dovere o sudditanza, ma dettati proprio dalla libera scelta di stare con loro o dal legame affettivo naturale avuto con loro o culturale sulla base dell'amicizia e di altri principi importanti. Ecco, noi abbiamo dimenticato l'importanza di questo fondamento comunitario. Ecco, riprendere l'idea del legame sociale, ma a partire dal legame di prossimità, questa è la mia idea, credo che sia importante. Non pensare soltanto all'umanità nella sua astrattezza, ma guardare nella realtà e partire da chi ti è più vicino e poi pian piano allargarsi al resto del mondo. Questo significa creare le precondizioni per una vita più equilibrata, più armoniosa e forse anche più felice. Ragazzo là in fondo con la barba. Dell'intervento precedente del professor De Masi, aveva ragione Prodi, lavoriamo un giorno in meno, la prima domanda. Seconda è quali sono gli strumenti che la politica dovrebbe mettere in campo per attuare questa felicità, considerando che per gran parte della popolazione c'è una felicità legata ai soldi, al denaro. Il salario minimo è la risposta, il reddito. Non so se è stato Prodi, ma credo che tantissimi politici hanno chiesto, ricordo Bertinotti per esempio che aveva chiesto 35 ore sulla base di quello che ha fatto la Francia. Noi dobbiamo tener conto di un dato, in Germania mediamente la media tedesca è di 1400 ore all'anno. La media italiana è 1800 ore all'anno, noi lavoriamo 400 ore in più. Con 1400 ore all'anno la Germania si permette una occupazione del 79%, noi lavorando 400 ore in più abbiamo un'occupazione del 60%, quindi 14 punti in meno della Germania. Lavorando il 20% in meno la Germania produce il 20% in più. Su 100 laureati, 3 anni dopo la laurea, in Germania 92 trovano lavoro, da noi 51 trovano lavoro. Allora, significa che la ridistribuzione dell'orario di lavoro è fondamentale per la produttività. Nella metà dell'Ottocento, a Manchester, che era la città più industrializzata del mondo, il 94% dei lavoratori erano operai. Tutti gli altri, cioè i professionisti, gli impiegati, i manager, gli artisti, erano il 6%. Oggi la situazione è questa in Italia. Il 25% è di operai, il 25% è di impiegati, il resto è di creativi. Per il creativo la situazione è completamente diversa. Per esempio non c'è orario di lavoro. Un creativo che va al cinema si sta divertendo o sta avendo delle idee che poi gli servono per la propria creatività? Quindi occorre rivedere completamente gli orari di lavoro,
perché per il creativo meno si lavora, cioè meno sono le ore standard di lavoro, più è orario in cui viaggia, vede, parla, eccetera, e quindi nutre la sua creatività. Questi in Germania l'hanno capito leggermente più che in Italia e abbiamo il 20% in meno di produttività. Non si può fare avere altra via che questa, c'è poco da fare, perché nella creatività sfuma completamente il rapporto tra dentro e fuori l'orario di lavoro, tra dentro e fuori l'ufficio, questo completamente. Mi permetto però di dire una cosa, io questa faccenda che bisogna essere tristi e scontenti, per cui siamo tutti scontenti, ma scusate, quanti di voi sono scontenti qua? Siamo sicuri che siete tutti incazzati neri, tutti distrutti dalla scontentezza? A me mi pare che questa è una cosa che è venuta in mente a voi voglio dire i vari teorici di tutto questo, che cominciano con Leopardi, con Schopenhauer, eccetera. È una lunga fila che si arricchisce proprio quando arriva l'industria. Perché guardate, questo dibattito che stiamo facendo è forte quando arriva l'industria. Quando arriva l'industria c'è proprio una divisione netta tra chi difende il mondo rurale, la terra. Ancora mio nonno era convinto che il futuro è la terra, e infatti era medico, spese tutti i suoi soldi per comprare terreni che io li ho ereditati, non mi rendono niente. Un mio amico brasiliano, il padre, negli stessi anni, nel 55, spese una cifra leggermente inferiore per comprare invece gli apparati dell'emittente televisiva. Questa è diventata adesso la più grande televisione del mondo. E io vado a Ravello, dove fitto due vani accessori, e lui mi viene a trovare con uno yacht di 60 metri. Cioè bisogna scegliere il nonno con una oculatezza quando si nasce, perché se uno lo sceglie che ama la terra è fottuto. Allora, questo dibattito è stato fortissimo durante tutto l'Ottocento e tutto il Novecento, il dibattito tra quelli che sono per il progresso e quelli che sono per diciamo la conservazione. Questo è stato teorizzato poi alla fine dell'Ottocento da un teorico che credo cito spesso anche, cioè Tennis, che ha fatto un libro intitolato Comunità e Società, in cui dice: comunità è il villaggio, la famiglia, il luogo dove ci conosciamo tutti, dove abbiamo tutti un rapporto più affettivo che razionale, e la società è la metropoli, l'azienda, quella dove ci si dà del lei, diciamo così. Su questo dibattito della comunità e della società è andato avanti il rapporto destra e sinistra per decenni, in cui si collocavano le destre più dal punto di vista della conservazione e la sinistra dal punto di vista del progresso. Un autore inglese che è morto pochissimo tempo fa e che sta molto a cuore, per esempio alla Meloni, lo cita due o tre volte nella sua biografia, è Scraton, questo Roger Scraton inglese, che è stato l'ultimo grande proprio aedo della conservazione. Il suo Breviario del conservatore è ormai un classico mondiale. Posso Dunque, sul tema degli scontenti, non è una arbitraria congettura il fatto che questo paese ha questo male oscuro, serpeggiante, che è la scontentezza. Innanzitutto distingo, scontenti non vuol dire tristi, non vuol dire infelici, che attiene a un'altra logica, vuol dire, come dire, non soddisfatti del mondo in cui si vive e della circostanza in cui noi viviamo. Non è una percezione aerea di intellettuali depressi, diciamo così, ma è un fatto reale. Cioè, quando vai a votare, tu cittadino sovrano, e non voti mai per il governo che c'è, ma voti per l'opposizione, o non vai nemmeno a votare, cosa sei, contento o sei scontento? Sì, evidentemente scontento. E così
le sacche di depressione che crescono, di cui si parla ogni giorno, l'ecoansia, le forme di fragilità psichica delle nuove generazioni, la solitudine degli anziani, ma sono temi che possiamo sottovalutare. Quindi io sono ben felice come istanza, diciamo, di sposare la visione gioiosa che ha Mimmo, ma è una istanza, è una, come dire, è un dover essere. Però dobbiamo partire dalla realtà, e la realtà è questa qui, cioè la realtà chi lo sa? È che c'è siamo una ricerca su questo, chi lo sa? Io quando uno parla sono dice, parametri come reali. Va? E quello risponde coi tempi che corrono. Ma che tempi corrono? Evidentemente anche quella risposta ti dice che non c'è, diciamo, questa convinzione di vivere, non dico nel migliore dei mondi possibili. È chic dire. Ma no, ma è secondo chic, me no. Perché? No, non è chic, vabbè, peggio per voi. Allora, saremmo giunti al termine, però c'erano due persone che volevano parlare, quelle, sì, due signori che tra l'altro uno somiglia molto a Engels e l'altro a Bertrand Russell, ma molto, tutti e due, quindi siamo in non, si può non dare la parola, guarda. La domanda che volevo porre a tutti e due è questa, ma perché, scusate, il fare politica e la politica non potrebbe dare la felicità? Io ho visto il film di Veltroni che è uscito da poco, dove il protagonista va in coma a 18 anni durante il funerale di Berlinguer e si risveglia che ce n'ha quasi 50, 31 anni dopo, e si vede benissimo che per lui la politica dà felicità. Poi ho ascoltato alcune delle domeniche fa Marcello Veneziani che raccontava di quando lui stesso, mi pare a 16 anni, è andato a assistere, non mi ricordo se a Matera o a Potenza, a un comizio di Almirante, se non erro, e lui si vedeva benissimo che quando mi ha colpito moltissimo, era felicissimo di questa felicità, di questa politica, per cui, scusate, questo ozio creativo che ci rimane il 50%, ma secondo te dovrebbe essere occupato appunto dal fare politica, dal dedicarsi alla politica, a dedicarsi a tutti insieme, alla società, a discutere, a parlare, anche nei bar che non sono luoghi dove appunto si dicono stupidaggi, ma dove si discute e si incontrano gli altri, cioè perché la domanda che vi pongo è perché la politica non potrebbe fare felicità, come diceva Veneziani prima, purtroppo. Sì. Breve risposta? Sì, no, breve risposta. Io ho fatto riferimento proprio nella parte, diciamo, iniziale di questa conversazione al fatto che la felicità nella politica si può trovare solo in quei momenti di ebbrezza, nel momento in cui si scende in piazza, si è ragazzi, si ha, come dire, con l'adolescenza una visione epica della vita, le bandiere, le belle bandiere a cui facevo prima riferimento. Quindi ci sono stati di felicità che passano dalla politica. Però ecco, la politica non può programmare la felicità, non può favorire la felicità. Si può essere felici anche magari andando in una piazza e quindi vivendo l'ebbrezza comunitaria, ma di un momento. È un'ebbrezza comunitaria di un momento, non è un progetto a lunga scadenza. Io non conosco governi che abbiano reso i popoli felici, certo. Conosco forse di più governi che abbiano reso infelici le popolazioni, ma governi che abbiano reso felici le popolazioni è molto difficile, perché non passa dai governi la felicità, ecco, questo volevo dire. Ciò non toglie che alcuni stati provvisori possano coincidere con un momento di ebbrezza politica, ma parlo di ebbrezza, cioè quando viviamo in stato di ebbrezza abbiamo questa felicità, non in momenti di consapevolezza. Scusa, ma quando Roosevelt fa il New Deal, quando dico proprio scendo terra, quando Fanfani fa il piano Fanfani per le case, non so se è chiaro, questo è un rimuovere perlomeno gli elementi di infelicità. Ma questo sicuramente. Ma questo deve fare un governante, rimuovere perlomeno gli elementi di infelicità. Poi alla felicità ci pensiamo noi, non so se è chiaro. Sì, sì, no, ma detta così va bene. E ora? Prego. Bertrand Russell, prego. Non si scherza, però c'è effettivamente, è vero? Volevo dire, esiste la destra perché esiste la sinistra, esiste l'Occidente perché esiste l'Oriente. Tutte e due stanno nel tutto, ma sappiamo che da oltre 4.000 anni esiste il Vedanta, esiste il non dualismo, la oppositività nel tutto, e che cosa non si potrebbe fare sia a destra e a sinistra per sviluppare invece questa cultura, questa visione. Grazie.
non gli somiglia, è lui. Sì, sì. Sì, è una obiezione poco rasselliana. Devo dire che sì, sono convinto che ci siano dei motivi ulteriori rispetto alle divisioni che possono essere in qualche modo anche raggiunti e percepiti, ma io credo che una società equilibrata debba avere, come dire, valori divisi e valori condivisi. Cioè ci sono alcuni valori che debbono appartenere a tutti e che costituiscono il tessuto comune di una civiltà e che sono gli elementi su cui si fonda la possibilità di un dialogo, di un'intesa e così via. E ci sono invece altre priorità, altri valori, altri principi che attengono più all'una o più all'altra parte. Ecco, noi dovremmo salvare l'uno e l'altro. L'osservazione che lei fa è da un punto di vista metafisico ineccepibile. Se la traduciamo dal punto di vista politico, io la traduco in questi termini, cioè che dobbiamo trovare quel terreno condiviso che è la necessaria base per rendere civile la nostra democrazia con i suoi confronti, e dobbiamo altrettanto però garantire che ci siano delle diverse priorità che sono poi l'unica garanzia di non finire in un regime a senso unico. Quindi quelle che noi viviamo e soffriamo e patiamo come lacerazioni di opposizione sono in una certa dose e in una certa misura benefiche, perché sono la garanzia della nostra libertà, cioè la possibilità che possiamo optare diversamente. Le società peggiori sono quelle che aboliscono l'oppure. Ecco, io sono per l'oppure. Allora, una cosa io, sì, su questo che è importante. Tenete conto che sul problema del conflitto c'è stata un'ampia, diciamo, collocazione di posizioni. Per esempio, all'inizio, alla fine dell'Ottocento, e agli inizi del Novecento ci sono stati due forze che si sono schierate contro il conflitto. Uno è la Rerum Novarum. La Rerum Novarum è del 91, 1891, ed è tutto un inno al fatto che, come nel corpo umano le varie membra creano simmetria, questo si chiama organicismo, così è la stessa cosa di Menenio, così nella società debbono andare d'accordo le due classi sociali. E dire che le classi sociali sono contrapposte l'uno all'altra è un grave errore. Mentre dice sempre Leone XIII, Dio ha fatto la società per andare completamente d'accordo. Poi dice anche come bisogna andare d'accordo, cioè intervenga lo Stato contro i facinorosi, eccetera, eccetera. Oggi in tanto ardore di sfrenate cupidigia, cioè il proletariato di allora aveva sfrenato, chissà che gli avevano raccontato a sto Papa, aveva sfrenato e cupidigia, bisogna che le plebi siano tenute a freno. Contemporaneamente l'industria crea una idea di società sana solo se concorde, e lo fa con due ingegneri, con Taylor e con Ford, secondo cui nell'azienda non ci deve essere la discordia. L'opposto di tutto questo è il marxismo, che dice invece che occorre non solo il conflitto, ma il conflitto portato a livello di rivoluzione. Poi, siccome le due o tre rivoluzioni che si fanno nell'Ottocento sono tutte fallimentari, Bernstein e i socialisti dicono no, non c'è bisogno di fare la rivoluzione, il capitalismo va modificato gradualmente fino a estinguersi, oppure il capitalismo va modificato senza che si estingua, ma purché si umanizzi. Si arriva a momenti più vicini a noi, con Dahrendorf e tutto quel gruppo lì, secondo cui il conflitto è un fatto positivo. È positivo perché crea il dinamismo. Se vincessero sempre gli operai, i datori di lavoro non avrebbero profitto e non investirebbero. Se vincessero sempre i proletari, e così di seguito. E cosa dice Dahrendorf? Occorre il conflitto. Il conflitto è benefico. Ci vuole al di sopra dei soggetti che conflittuano uno Stato che fa in modo che il conflitto non degeneri in anarchia. Queste sono le posizioni. Però secondo me le posizioni debbono essere ben diversificate. Io sono stato felice quando... Felice, se non lui dice che no. Comunque no, sono stato gioioso quando la destra ha preso il potere totale, perché così finalmente si distingue dalla sinistra, perché questi governi ultimi sono stati un papocchio in cui c'era di tutto, per cui poi alla fine non facevano niente. Ben venga il conflitto è fondamentale, deve essere un conflitto chiaro in cui, come diceva Marcello,
sopra uno zoccolo duro di cose che riconosciamo, so che l'omicidio e poche altre cose però, non tante cose riconosciute come comuni, ma poi ci sia il conflitto tra punti di vista diversi, ci mancherebbe altro. Non so se è chiaro, si è diluito tutto in una mousse in cui non si capisce. Anche il dibattito fatto qui, devo dire, la preoccupazione maggiore dei contendenti, chiamiamoli, era di dire che era d'accordo con l'altro. Io non sono d'accordo con Marcello, però siamo amici, ci vogliamo un sacco di bene e, al contrario di quanto potrebbe sembrare dai suoi libri, quando ci vediamo, anche perché c'è una moglie che cucina in modo straordinario, ci facciamo un sacco di risate. Si chiama felicità? Non lo so. Comunque gli somiglia molto. Allora, qua sopra ci sono i libri che avete già fotografato, consigliati dai professori. Siete un pubblico che in queste settimane è stato molto vivo e reattivo e questo fa piacere. Io volevo lasciarvi anche io con una cosettina. Mi è venuto in mente dal dibattito un poeta che non è molto conosciuto, si chiamava Velimir Klimnikov, poeta futurista russo, tradotto da Angelo Maria Ripellino prima e da Paolo Nori poi, che è fenomenale sulla felicità. C'è una poesia che si dice, che si intitola Poco mi serve, e fa così: poco mi serve, una crosta di pane, un ditale di latte e questo cielo e queste nuvole, punto. No, io, siccome è l'ultimo incontro, ringrazio questo pubblico straordinario, vedo la sala ultra riempita sia su che giù, e senza di voi naturalmente non si sarebbe potuto fare tutto questo. Ringrazio tutto il manicomio del Fatto Quotidiano, non so come chiamarlo, Cinzia soprattutto, che consente tutto questo, e l'affetto con cui hanno seguito, perché tenete conto che c'è la televisione, la grafica, eccetera, quindi tutto il mondo del Fatto Quotidiano che si è mobilitato affettuosamente su questo, e poi ringrazio i proprietari del cinema che ci hanno ospitato. Arrivederci.